Siamo in onda! Ci siamo dentro. Emiliano, facciamo un grande applauso! Buonasera! E come diciamo sempre, in FM al 106.1 Radio R9, passo la parola a lui per presentare! Buonasera a tutti, siamo live dal Caffè 24 nel popolosissimo corso di San Benedetto del Tronto, dove penso sia scoppiata una bomba batteriologica e stasera... Vabbè ragazzi, c'è la neve! Visto che ci stanno meno 8 gradi, e stasera è deserto, però ci siamo noi a scaldare. Arrivano tutti. E ci siamo noi a scaldare tutti i presenti del Caffè 24, perché siamo live dal Caffè 24. Quindi chiunque ci stia ascoltando da qualsiasi parte d'Italia, anche da Ferrara, non c'è problema. Scendete a San Benedetto, certo. Venite al centro di San Benedetto e per quando arrivate già noi stiamo al terzo sonno. Perfetto. Quindi veniteci a trovare tranquillamente. Bene. Quindi siamo in diretta live dal Caffè 24 con Facciamo l'Amore, l'unico programma che fa bene all'amore e fa bene all'umore. Facciamo un altro applauso. Ebbene sì, caro guerriero, siamo un programma comico seguitissimo. Seguitissimo. Guarda, oserei dire veramente... siamo un programma comico serissimo. Serissimo. Neanche quando dormi. Siamo seguitissimi. Infatti io vorrei ringraziare tutti i miei parenti che sono gli unici che ci seguono. Quindi grazie a tutti. Tua madre. Grazie a tutti. Ciao, i miei tua sorella. Parenti. Potrei salutarli tutti a uno per uno. Perché 35 parenti che ci stanno seguendo. Quindi grazie a tutti e 35. Allora Emiliano, cominciamo subito a salutare tutti i nostri partner. Io parto subito dal Tarabrush. Il mercoledì, la grande serata After the Love. Quindi saluto Andrea, Mauro, tutti i ragazzi e soprattutto Nicolino e Vittoriano. Non li saluto mai, ma Nicolino e Vittoriano sono tutti sull'attenti. Venerdì Rat Pack, una grande serata in collaborazione con il mio socio radiofonico Emiliano. Venerdì All You Need Is Rat. Esatto. Poi, io saluto il suo socio radiofonico perché lui sta dietro la console e fa così. Sì. E io mi spacco il culo a fare i cocktail. Ok, grande socio, grande, tu lavori. Venerdì scorso ho messo 3 ore e mezza di musica e tu hai fatto 3 ore e mezza di cocktail. Siamo a pari. Detto questo, saluto tutti gli amici del Jonathan. Stiamo facendo una grande ristrutturazione. Il Jonathan si rifà il look. Torniamo il primo sabato di marzo. Invece tu chi volevi salutare? Allora, io volevo salutare il BB Disco Dinner di Grotta a Mare, che riaprirà questo sabato. Abbiamo dato fuoco al locale 3 settimane fa, l'abbiamo ristrutturato tutto e ora avete incassato i soldi i soldi dell'assicurazione incassati a posto? Niente assicurazione. Hanno beccato Tony Jacoboni che ha dato fuoco a tutto. Quindi le telecamere vi hanno tradito. Buonasera, benvenuti. Intanto il Caffè 24 si riempie, vedi Emiliano, bisogna avere fiducia. Guarda lì, vedi, arriva anche la nostra Anna. Dai che ce la facciamo. Allora, quindi BB Disco Dinner, nuova vita riapre sabato prossimo. Il secondo sabato, già lo dico per tutti, già a cena ci sarà Rocco Siffredi e poi arriverà il grandissimo carnevale del BB Disco Dinner. Mi sono perso Rocco Siffredi quando l'ultima settimana di gennaio. Vorrei dire a tutti che io non lavorerò perché con Rocco Siffredi ci lavora Emiliano. Sì, assolutamente Emiliano. Sì. Va bene. Però viene Anna Laura. Poi Rocco davanti e dietro tutti quanti. Per favore, facciamo le persone serie. Prego. Volevo salutare anche il Saturnia di Colli del Tronto con il nostro carissimo amico Simone Di Pietro, che è anche grande sponsor. Simo. Che è anche sponsor della rubrica di Daniele Marinelli, Linchiamoci d'amore, che è questa sera fantastico. E poi volevo salutare... Beh, a questo punto direi che non puoi... Ti corre l'obbligo di farlo. Corre l'obbligo, ma quante belle figlie, Madame Adore. Ma quante belle figlie! Giovedì sera al Casa d'Amadox di San Benedetto parte l'aperitivo cenato d'Italia... Parte Madame Adore. Polpettiamoci tutti insieme. Piovono polpette. Tutti. E chi viene vedrà Guerriero e Marinelli spogliarsi nudi. Col cavolo, ragazzi. Assolutamente. Io verrò da cliente a mangiare e bere a scrocco tutta la notte. Io mi spoglio e vai. Casa d'Amadox, giovedì sera, aperto tutte le sere come ristorante. E mi dicono in diretta su Radio R9. Assolutamente.
ovviamente in tutta la serata in diretta su Radio R9, sempre tutto ma live su Radio belle R9 fighe, ma quante belle figlie. Allora Emiliano, io ti ricordo subitissimo i contatti per seguirci e farci sentire la vostra vicinanza, la vostra vicinanza e la vostra presenza, cari ascoltatori. Scriveteci al 366 70 52 110 e il vostro messaggino arriverà immediatamente qui da noi e noi lo leggeremo in diretta per voi, ovviamente. Quindi ricordiamo il contatto un'altra volta: 366 70 52 110. Poi ti ricordo subito che ci sono tutte le nostre pagine Facebook, quindi Radio R9 The New Radio la trovate su Facebook, cliccate mi piace e ricevete gli aggiornamenti. Nel frattempo Anna Mogano e Daniele Marinelli si stanno coprendo con una sciarpa. Ma dai che ci sono 21 gradi. Per favore. Dai, a poi 24 ci sono 21 gradi. Poi trovate sempre la puntata del lunedì, il mercoledì successivo pubblicata sulla pagina di Radio R9. E ringraziamo Jessica per Jessica Narcisi. Veramente una ragazza loquace, precisa. La nostra redattrice, sei stupenda, veramente stupenda. In collaborazione con Graziano che dà il suo grandissimo apporto tecnico. Un po' meno stupendo. La puntata un po' meno stupendo. Perché noi diciamo siamo più girl oriented. Comunque la puntata su YouTube il mercoledì. Seguiteci anche sull'app TuneIn. Ti dico come si scrive: TuneIn. E fai pagina col cervello perché ogni lunedì dà una scrittura. Lo dico diverso. Quindi, comunque TuneIn. Basta. Come si scrive? Ufficiale TuneIn. TuneIn tutto attaccato. C'è la parte gratuita da scaricare sull'App Store o sull'iTunes Store. Multipiattaforma. È multipiattaforma, quindi anche per il cellulare di Emiliano va bene, che è Microsoft. Cos'è? Windows. Microsoft. Microsoft. Vabbè, mettetevi d'accordo, poi mi dite chi io è. Io c'ho tutto macro, ma una cosa è micro. È micro ed è, e non è il telefono. Scoprite cosa. E non è il telefono, perfetto. Allora, tu hai già accennato del contest Linkiamoci d'amore, eh? Quindi che vogliamo dire? Che cosa si vince durante la pessima rubrica di Daniele Marinelli? Una bella del vecchio cippa Marinetti. Di minchia, ragazzi. Una fulgida cippa di vino. Durante la rubrica di Daniele Marinelli, il primo classificato vincerà una cena per due al ristorante Colli del Tronto Saturnia. Ah, non era al Casadama Docks? No, perché non paghi a Casadama, paga lui, e al Saturnia paga Di Pietro. Al Casadama poco, ma paghi poco. Okay. Ma poi c'è un altro contest, quindi il personaggio più simpatico della serata o il messaggino più simpatico della serata vincerà un libro del nostro ormai fa parte della family proprio come un fratello minore, maggiore me, ormai maggiore, è una maggiore, colonna di cemento del armato della family. Massimo Brighini. Facciamo un applauso al nostro amico Massimo. Grandissimo. Allora, se sera, posso sottolineare il maggiore, perché sarei anche il più vecchio qui in mezzo. Non lo so, Forse io sono giovane, si sa. Anna Laura, che dici? Guerriero è giovane dentro, io sono piccolo sotto, quindi sicuramente tu sei il maggiore. Sei sicuramente piuttosto di noi. Stasera letteralmente abbiamo stasera abbiamo una sorpresa, ragazzi. Diciamo che non è l'unica penna presente questa sera in trasmissione. Massimo Brighini. Stavi per fare la battuta, lo so, ma io ti frego perché passo alla rubrica compleanni. Come sapete, questa rubrica è seguitissima. Tutti i personaggi di San Benedetto, nonché tutti i nostri amici, vengono salutati per il compleanno che hanno fatto durante l'ultima settimana. Quindi ci provo ogni lunedì, ma mi fuma il cervello dal lunedì successivo al lunedì precedente. Buonasera Matt, vedi che si riempie il caffè 24. Andiamo ai compleanni. Allora, Doris Galvez, buon compleanno. Alessandro Marini, buon compleanno. Buon compleanno. Marco Falaschetti, buon compleanno. Stefano Corona, buon compleanno. Augusta Panichi, buon compleanno. Giovanni Gaspari, che mi dicono essere il sindaco di San Benedetto, fino a maggio, per buon compleanno. Buon compleanno. Laura Farnesi, buon compleanno. Lucio Laura. Padone, mio amico fotografo, buon compleanno. Luca De Falco, come fai buon a non compleanno, fare? Luca. Grande Luca, un applauso a Luca.
ex, tutti maschio, ex membro della Family, ti vogliamo bene Luca. Vi do in anteprima che Luca De Falco sarà a San Benedetto dal 26 gennaio al 4 febbraio e tornerà qui. Io l'ho già opzionato per sabato 30, lo porto bravo, a cena. Bravo, bravo. Solidea Ruggero, altra scrittrice, buon compleanno. Claudia Rossini, buon Giovanna compleanno. Giocondi della premiata ditta Giocondi qui a San Benedetto, miei buon grandi compleanno. Amici Isadora, che poi sarà la nostra ospite questa sera, buon compleanno Isadora di Spazio Easy. E poi tu, Emiliano, volevi fare gli auguri a una ragazza, giusto? A una ragazza in particolare che si chiama a una ragazza in particolare che si chiama Lucrezia. Vedi un po', vedi un po', perso completamente. Vedi un po', Lucrezia, buon compleanno ovviamente. Grandissima Lucrezia, ti vogliamo, grande festa, ti vogliamo un grandissimo bene. Al Casa d'Amadox, io non mi ricordo niente perché ero ubriaco come una merda. Infatti eravamo un po' tutti così. Comunque ti voglio dire, Emiliano, sei pronto? Ti faccio i quattro nomi famosi che compiono gli anni. Famosi. Allora, tu li conosci sempre tutti. Tutti, vediamo oggi se li conosci. Katia Ricciarelli, auguri. Katia. Il tenore. Che schifo, mi spaventi. Oggi mi spaventi. Iva Zanicchi. Cento. Cento. Bravo, okay, Iva Zanicchi, auguri. Auguri. Okay, no, giusto. Non si dicono le parolacce. Non si. Kevin Costner. Kevin Costner, ragazzi. Meraviglioso. Cioè, com'era? Poi il famosissimo Takeshi Kitano. Ma chi è Takeshi Kitano? Non dire le parolacce. Ma come? Il grandissimo attore, attore, regista, sceneggiatore. L'estate di Kikujiro, Brother, Zatoichi. Adesso, ma chi è che non conosce questi film? Guerriero, ricominciati a drogare come un tempo, per favore. Tutti coloro che stanno, che ci stanno ascoltando in diretta su Radio Re 9, per favore, mandateci un messaggino al 366 e insultate 52 110 e ditemi chi di voi conosce Takeshi. Sto no! Takeshi! Basta! Finiscila. Lo conoscono in molti. Takeshi Kitano. No, Titano, Kitano. Guarda, Vittoria lo conosce. Dov'è Vittoria? Lo conosce Takeshi Vittoria, Kitano. Vittoria, se non lo conosce Vittoria, non lo conosce nessuno, ve lo garantisco. Che conosce persone improponibili. Allora, Emiliano, anche tu volevi anche lui ha fatto il suo compleanno oggi e insieme alla madre, erano lui, la madre e nessun altro, neanche la sorella, lui, si ricordava. Erano lui, Takeshi e Kitano. erano in tre. Comunque, Emi, tu volevi dire che il nostro è un... Allora, ragazzi, una cosa importante. Un attimino, 30 secondi di serietà. Un attimino. Questo, ragazzi, non è un programma adatto ai più piccoli. È un programma fatto fuori fascia protetta per semplicemente permettere a me, che tutta la settimana sono una persona seria, per due ore di dire tutte le cazzate, no! Le parolacce che non voglio. Non dire le quindi parolacce, non Emiliano. È un programma adatto ai più piccoli. Siamo un programma comico, parliamo di amore, parliamo di sesso, quindi se siete minorenni, per favore, ragazzi, prendete le chiavi del ripostiglio segreto di vostro padre, prendete il brandy che vostro padre ha distillato, fuori legge e ubriacato. No! Ma per favore, non rompeteci i coglioni. Emiliano, ti guarda, questa sera ci arrestano, ragazzi. No, io ti strozzo in diretta. I fortissimi avvocati di Radio R9. Grazie a tutti gli avvocati di Radio R9. Va bene. Crescono, allora, gli avvocati, scendono gli speaker. Assolutamente. Allora, ragazzi, vi dico subito i temi di questa puntata. Le sono colonne, fantastici. Amore, quiete o tempesta? Wow. Ti piace questo, Emiliano? Wow. Sesso, miele o peperoncino? Marinelli, vecchio Marinetti. Vecchio Marinetti. Ma sempre valido. Io quasi farei di una poesia. No, andiamo avanti, dai, Emiliano, dobbiamo entrare nel vivo, vivo del nostro poeta. È senza poesie. È venuto senza poesie. È come fa l'amore con vai una via. Ragazza con le vai mutande. Vai proprio. Via, cammina. Allucinante. Vai via. Genziani, dammi qualcosa per menargli. Allora, Emiliano, cominciamo. Allora, ci siamo. Entra, sai, ci si siamo. Entra nel clou. Entriamo nel clou. Entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo. Quando arriva Trivella si entra nel vivo, esatto. Vedi? Ecco qua. Vorrei, è arrivato Trivella, si entra nel salutare vivo. Salutare i membri della Family che questa sera sfortunatamente per motivi chi di neve che li ha seppelliti ben 2 centimetri di neve, quindi sono stati dicono seppelliti. Che hanno visto lo Yeti hanno da quelle parti. Hanno scavato tunnel, poveri stelli, per uscire di casa. Chi come Alessandra Mosca ha degli impegni lavorativi, però tornerà già da lunedì prossimo la lunedì nostra prossimo. Sexy dottoressa tornerà per fare lunedì prossimo.
benissimo, saremmo al completo a tutti i nostri ospiti. Fantastico, fantastico. Poi salutiamo Alice Melody, Maria Amato. Maria Amato. Salutiamo anche il cervello di Marinelli, che sembra esserci, ma in realtà non c'è. No, mi ha chiamato oggi il cervello di Marinelli, mi ha detto: guarda, mando il corpo, ma io torno lunedì prossimo. Quindi stasera abbiamo il corpo ragazzi, di Marinelli. Per favore, ridete, perché Maria era fatta la battuta. Per favore. Ecco qua, un applauso alla battutona. Lì. Ragazzi, io non faccio più una battuta. Io vi lascio in balia delle parolacce di Emiliano. Poi voglio vedere. Le battute falle fa. Poi voglio vedere. Pensa al miele e al peperoncino. Esatto. Va bene. Guerriero è lo speaker radiofonico più comico della radiofonia del Caffè 24. Continuate a prendermi in giro. Caffè 24 e siamo noi. Allora, ragazzi, si parte, si entra veramente nel vivo del programma. E ovviamente, come ogni lunedì, il programma inizia solo dopo aver presentato tutti i membri della Family, esatto, cioè tutti coloro che partecipano ogni settimana alla realizzazione di questo programma. Ovviamente sto dicendo una gran cazzata, perché infatti ognuno si faceva gli affari suoi. Comunque, se cominciamo, allora magari cominciamo da lui. Beh, o non è lui, ovviamente, certo, certo che è lui. Cioè, stai cominciando da me? Ovviamente. L'amore bussa alla porta del cuore ed attende risposta. L'amore bussa alla porta del cuore cercando un abbraccio. L'amore bussa alla porta del cuore aspettando calore. Ed è il calore che troverà. Sono le fiamme dell'inferno, l'inferno della sodomia e del peccato. Ma che dici? Oscar Wilde scrive, e me lo sono perso, sì, tutti i peccati che non hai mai avuto il coraggio di commettere. E lui lo ha preso alla lettera. No. Oscar Wilde scrive, una persona senza vizi è una persona senza virtù. Ed alla luce di questa frase possiamo affermare con certezza che lui è il signore del vizi, lui è il primo ministro dei peccati, ha profanato più culi lui che le tombe di Indiana Jones, ha parlato, ha palpato più tette lui che Ferrari Michael Schumacher, ha spezzato più cuori lui che Casanova, l'acqua santa ribolle al suo passaggio, non c'è Frigida che sia rimasta tale dopo essere stata con lui, non c'è Stitica che sia rimasta tale dopo essere stata con lui. Uomini, guardatevi intorno. La donna che avete al vostro fianco è già stata violata da quest'uomo. E quando chiude gli occhi facendo l'amore con voi, in realtà ripensa alle violenze subite da lui. Il carnefice di cui le vittime si innamorano, il polline di cui le api si nutrono, l'inventore del dilatatore anale e la voce più sexy di Radio R9, Guerriero Guerrieri. Guerriero, mi meraviglio di te, Guerriero. Sempre peggio, ragazzi. Ha profanato più culi lui che tombe Indiana Jones. Le medicine non funzionano, le medicine non funzionano. Grazie. Cambiamo i dosaggi. Comunque, buonasera, innovativo e sorprendente. Innovativo. Partito malissimo. La rifaccio, fermati, tagliamola. Siamo in diretta, tagliamola. Non lo sapevo. Ok. Buonasera, innovativo e sorprendente pubblico femminile all'ascolto. Come state? Tutto bene a casa? Non c'è male. Rispondeteci, grazie, tramite WhatsApp. Bene, mi fa piacere. Spacciatore di Guerriero. Me la canto, favore, e lascialo stare. E me la suono. Comunque, stasera sto così. Bando alle ciance e cominciamo. Non sono certo qui a perdere tempo. Non sono certo qui a contare i chicchi di riso, a soffiare sui termosifoni, a spolverare nel deserto, a sbucciare le ciliegie, a srotolare i pitoni, a raddrizzare banane, cazzo, ad affogare i pesci, a pettinare le bambole. Sta piangendo in diretta, ragazzi, vi giuro, sta piangendo in diretta. Calma, ce la faccio. A fare il parmigiano con latte di soia e non ultimo. È incredibile. Non ce la può fare. L'avevo detto oggi. A consolare i salici piangenti. No. Sto morendo. Sono qui per un motivo più che valido. Sono qui per presentarvi il mio socio radiofonico, meglio conosciuto come il direttore. Ebbene sì, dolci ma voraci donne all'ascolto. Sto per presentarvi l'uomo incaricato e inviato dall'ONU. Sto piangendo, però. A ripopolare intere regioni al mondo. Se oggi Fukushima ha ancora una concreta speranza di sopravvivere, perché lui si è fatto un giretto in Giappone. Il suo sperma è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO.
Non sto scherzando, il suo è l'unico liquido seminale esistente al mondo di tipo multipiattaforma. Cioè, in parole povere, può donare a più specie contemporaneamente. Cioè, esseri umani, animali, piante, minerali, organismi monocellulari e addirittura muschi e licheni. Che uomo, donne, che uomo! Grazie a questa sua innata propensione verso il prossimo, sia esso umano e che di altre forme viventi e non viventi, ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti e consacrazioni in più parti del mondo contemporaneamente. Per questo motivo lo troviamo oggi come organo fondamentale in moltissimi consigli d'amministrazione di enti benefici e meno benefici. Sto morendo. Ce la faccio. Attualmente membro dei consigli di amministrazione, vai via, dei consigli di amministrazione di UNICEF, Croce Rossa, Caritas, Medici Senza Frontiere, WWF, Emergency, Save the Children, Save the 17 and Girls, Poltrone e Divani, Permaflex, Cash and Carry, Ipersimpli, Ipsia, Alberghiero e non ultimo Warwork Folletto. Ci siamo. Ci vanno a piangere pure a me, guarda. Andiamo via, andiamo via. Poi mi muoio, poi finita. Stai piangendo. Piano, se piano. Non chiudiamo stasera, non chiudiamo più, ragazzi. Andiamo fino alla fine. Allora. Guerriero, aiutati. Calma, per favore. Calma. La mitragliatrice di Petritoli che spara proiettili bianchicci e collosi. L'inseminatore seriale, l'Iron Man dell'embrione, il volontario della fica. Un grande applauso per Emiliano Ferracuti. Cara Anna, tu che ti preoccupavi per deglutire, veramente, guarda, io voglio impazzire stasera. Commozione, ringraziamo, allora, lo spacciatore di Guerriero. E la commozione, lacrime, commozione e sbadigli di colei che ora vado a presentare. Allora, anche io sto piangendo, perché giustamente mi sembra giusto che piangiamo i due. Allora, partiamo dall'iniziale del cognome. G come genuina, G come gagliarda, G come il punto che devi stimolare per farle raggiungere il piacere, A come amore, A come amica, A come ammazza quanto mena, A come la sexy commessa, Anna Laura! Buonasera. Ammazza quanto mena, quello da testare, mi piacerebbe mena. Tanto. Stasera era ammazza quanto sbadiglia, comunque va bene uguale. C'ho un sonno, vabbè. Oh. Mi sveglio. Allora, una sbadiglia, guerriero piange. Io piango. Io non lo so. Non lo so. Rimasto solo io, ragazzi, alla fine. Andiamo avanti. Dietro ogni libro c'è un foglio, dietro ogni foglio c'è una penna, dietro ogni penna c'è uno scrittore e dietro ad uno scrittore c'è l'immaginazione. L'immaginazione di entrare nel cuore del lettore e da lì trovare le parole, parole che scrivi in un libro, parole che poi tornano nel cuore di chi le ha lette. E proprio dal mio cuore viene il piacere nel presentare lo scrittore Massimo Brighini. Wow. Cioè, scusa guerriero, cioè, a noi ci dice le parolacce, ci insulta. Infatti, guarda, allora, cioè, è arrivato, quando è arrivato Massimo, eh? Oggi non si è cagato nessuno, è arrivato Massimo e l'ha abbracciato. Oggi ti ho fatto una presentazione. Oggi allora, sono stato a mangiare da Emiliano al Casa della Madonna. Ah, eccolo. Ho visto la sua proposta di matrimonio a mia figlia. E voglio dire, devi aspettare 17 anni almeno. Massimo, hai un angioletto dentro casa. Guarda, qua. Mi sono spassato un'ora e mezza con la figlia. Veramente, i ridolini. Con troppe figlie di io non gliela avrei fatta nemmeno toccare, sinceramente. Però voleva distruggere il locale. A tuo rischio e pericolo. E poi volevo dire in diretta che Massimo Brighini farà la presentazione del suo nuovo libro giovedì sera a partire dalle 19 al Casa Dama Docs. Sì, non questo, giovedì 11 febbraio. Stiamo precisando la data. Precisiamo. Facciamo giovedì 11 febbraio. Ci saremo io ed Emiliano e presenterà febbraio. Il nuovo libro. Diciamo giovedì. Anche il titolo a questo punto. Sì, prego, diciamo assolutamente, titolo, assolutamente. La vera rivoluzione è essere felice. La vera rivoluzione è essere felice. Felice, facciamo un applauso.
11 febbraio al Casa Dama Docs. Molto bene. Il libro preferito di Vittoria. Andiamo avanti. Vittoria. Andiamo avanti con le presentazioni. E ora presentiamo un'altra lei. Il divertimento che non fa ridere o la tristezza che fa, che fa divertire. È come stasera andare... piangiamo tutti. Per favore. Se, per scusate. Ricominciamo. Prego, prego. Tagliala. Il divertimento che non fa ridere o la tristezza che fa divertire. È come andare a fare la spesa senza comprare niente. Il piacere che non fa godere. Il vino che non ubriaca. Il fuoco che non brucia. L'acqua che non bagna. Ammazza, ragazzi. La barella che sbarella perché un po' è sbarellata. Un amore di ragazza che d'amore non si sazia perché lei è normale nella sua differenza. La regina delle contraddizioni. Il T9 che scrive in aramaico antico. La sexy gelataia Anna Mokanu. Buonasera. È pure questa però, eh? Anna capirà la sua presentazione a maggio del 2017. No, veramente ci sto lavorando anch'io. Non è che proprio ho capito tutto. Mi fa piacere che è stato molto... È stato dolce, capito? Contenuto. Poi è stato molto ispirato. Anna ha capito solo T9, ragazzi. Non è che io più di T9 non ho capito. No, è la spesa che vado a fare la spesa e non so cosa comprare, è vero. No, il vino che non ubriaca. È una questione di contraddizioni. Sì. Contraddizione, va bene. Allora, donna. La contraddizione. Ora proseguo con la vergine, la quasi vergine della Family. Quelli con lei che è entrata a fare. No, vergine, vedi, ha detto che era vergine. Vergine, stasera svergine. Con la prima presentazione seria. Con la prima presentazione seria. Le grandi radio nazionali la vogliono, i grandi programmi televisivi la cercano, i super registi la inseguono. Simpatica, frizzante, talentosa, ma sfigata. Tutti i top la vogliono, ma lei è qui con noi. Nei flop. La principessa dei pomeriggi radiofonici. Colei che tutti le hanno dedicato prima o poi una scodarella. No! Valentina Gumina! Vabbè, dai, cioè basta così. Dopo questo posso anche andarmene. Ti abbiamo sverginato. La scodarella si è sempre fatta, dai. Si è sempre fatta. Va bene così. Se ci levi pure le scodarelle, è su. Ma dai, se poi non capisco perché dovrebbero dedicarmene. Comunque, vabbè. Beh, ce le siamo giocate tutte. Allora, come ultimo membro, ovviamente, manca il sommo poeta. Eccolo. Il sommo poeta va presentato sempre con una somma poesia. Prego. Su quel ramo del lago di Como dove ella si era inoltrata, vide da un albero spuntare un ognomo e curiosa s'era avvicinata. Non era un ognomo, ma un irto membro. Il poeta giaceva addormentato. Lei lo prese senza turbamento e decise che non l'avrebbe più lasciato. Lo muoveva su e giù con ardore, con andatura. Il poeta si svegliò con piacere, vide quella splendida creatura che lo stava masturbando con ardore. L'orgasmo venne all'improvviso, il membro schizzava con orgoglio. Prima si avvicinò col suo bel viso e poi lo pulì tutto con l'ingoglio. Il sommo poeta Daniele Marinelli. Emiliano, proprio mi sei caduto però, ti sei tenuto lì in equilibrio, poi deglutire. Io non volevo, abbiamo qui una delle nostre amiche che ci ha mosso una critica tempo fa, quindi noi avevamo deciso di specificare sempre deglutire. Ci siamo dati una regola: la parola ingoglio non si dice. La nostra amica Anna Coradetti non l'abbiamo detto glu. Invece è venuto fuori. Basta, deglutire. Per la rima però si è sempre fatto. Si è sempre fatto. Cominciamo, Emiliano. Io non vedo l'ora, allora, non sto più nella pelle. Iniziare, io volevo chiedere al nostro primo ospite, di Anna Laura, di sistemare la sedia per il nostro primo ospite, Sabrina, se vuole prendere posto qui davanti a noi. Intanto andiamo a leggere qualche WhatsApp che arrivano al 366 70 52 110. Con il freddo che fa mi scaldate di risate. Grazie, questo è un bellissimo. Con il freddo che fa mi scaldate di risate. Questo è un bellissimo. Grazie tanto. Potevi firmarti, tanto non è, voglio dire, un messaggio pesante. Perfetto, avanti, perfetto. È un po' più carino. Credo di essere frigida. Faccio sesso regolarmente con il mio ragazzo, ma non raggiungo l'orgasmo. Lui è stato l'unico per me. Potrebbe essere una questione di incompatibilità?
sarebbe bello avere qui la nostra Alessandra, la nostra sexy dottoressa. Tu che ne pensi, Emiliano? Puoi darle una risposta tu. Ascoltami, amica. Mora, tu non dici di essere frigida, ma hai avuto un solo uomo nella tua vita. Quindi magari o lui non sa stimolarti abbastanza bene, probabilmente, o magari potresti anche essere frigida. Oppure... io ti do un consiglio molto semplice: fallo partire una settimana, chiavatene qua. No, Emiliano, lo sapevo. Io volevo essere un po' più gentile. Però. Scemo io che gli ho chiesto un parere. Però, si fa un giretto con 3-4 persone e poi vedi. Allora ti consiglio via Barbara Tosatti 3. Via Barbara Tosatti 3, il nostro poeta Marinelli abita lì. Leggiamo un terzo e poi andiamo a presentare la nostra grande ospite. Guarda, molto semplice. Questo messaggio dice: l'amore è il sentimento che più si avvicina al denaro. Questo non l'ho capito, sinceramente. Ah, però l'amore bruttino. L'amore. Cioè, praticamente è il sentimento questo che più si avvicina al denaro. Sì, sì, come quando tu dicevi che l'amore era, che il sesso era la cosa più bella, più pura, più lo dici tu, brutto più scemo, che i soldi possano comprare. Amico o amica, se la pensi così, l'amore è il sentimento che più si avvicina al denaro. Noi rispettiamo le opinioni. Spero che tu abbia tanto denaro così che tu possa avere tanto amore. Rispettiamo le opinioni di tutti. Finito amore. Allora, vai. Andiamo a presentare la nostra. Sì.